Salve a tutti, ecco qua. Oggi volevo mostrarvi questo restauro finito, che è un mandolino Calace del 1914. 1914 years Calace. Ovviamente è restaurato in maniera conservativa ma anche funzionale. La verniciatura è tutta a gomma lacca, ovviamente. L'unica cosa che è stata sostituita qui, diciamo, è stata la tastiera, con una di esattamente 2,5 mm spessa, e ovviamente all'interno c'è sempre la solita anima in carbonio che io metto sempre, perché per me è fondamentale per mantenere il manico dritto anche fra 100 anni. Diciamo che il mandolino si presenta molto molto bene. Questo poggiabraccio è sullo stesso stile che veniva utilizzato, però ovviamente l'ho costruito io, l'ho fatto nuovo ed è un solo pezzo, quindi è scavato a mano ed è incollato ovviamente, ma si può ovviamente anche eliminare, ma chiaramente questo è lo stile originale. Questo è stato fatto nuovo. This is a new armguard armrest, but on the Calace style, on the original Calace style of this mandolin. Due fori di risonanza, two home resonator hole, original bridge. Of course, this is mandolin with the typical sound Calace, but with more potent bass. Questo mandolino praticamente ha un suono proprio tipico Calace, però a differenza di molti Calace che ho avuto che deficitavano di bassi, questo mandolino ha anche dei bassi molto potenti. Anche se non sono musicista, e l'action delle corde è bassissima, praticamente suona da solo. In effetti io ci ho montato delle Optima Verdi, ma credo che si possano montare tranquillamente anche quelle rosse o a tiraggio più forte, perché comunque è abbastanza resistente il mandolino, il piano armonico è abbastanza spesso, ho notato, e c'è l'anima in carbonio all'interno, quindi che aiuta tantissimo. Questo è un mandolino appena finito, pronto. Salve a tutti.